Per noi che facciamo il Festival delle Vie del Cinema e per me in particolare, il cinema è molto semplicemente la memoria del nostro paese. Il cinema è esperienza individuale e collettiva, il cinema è memoria, il cinema è cultura, il cinema è anche un'opera d'arte. Perché contiene in sé l'elemento di narrazione, anche fantastica, ma sempre un elemento di autenticità, di documentazione. Uno strumento straordinario per capire che cosa ci succede intorno, ma è anche uno strumento straordinario per capire che cosa ci succede dentro. Devo sapere una cosa. No, grazie. Lei ci mancherebbe. So. Noi qui però lavoriamo sulla memoria, lavoriamo su film classici del cinema italiano che vogliamo riproporre al pubblico nella forma migliore, nella forma in cui sono stati visti alla loro prima uscita. Io sono contro quelli che dicono il restauro, scannerizzi la pellicola, la cambi. No, noi rispettiamo tutto quello che un autore della fotografia, un regista ha desiderato nel suo film, quindi senza cambiare canoni, colori. Adesso presentiamo stasera Pane e Cioccolata, io potrei rilluminarlo se mi metto in una sala di restauro, no? Però tradirei completamente quello è stato lo spirito di allora. Ecco, quindi il restauro perché è importante? Perché noi consegniamo al futuro la nostra storia e noi vogliamo perdere il suo patrimonio? Sembra quasi una contraddizione in termini doverlo restaurare, no? Perché è qualcosa che sentiamo molto vicino, ma ormai ha più di 120 anni ed è proprio perché le tecnologie cambiano in continuazione che conservare le pellicole, innovarle, renderle fruibili per tutti è un impegno necessario. Ed è una corsa contro il tempo. Su un film che restauriamo ne abbiamo tanti che hanno bisogno di essere salvati e quindi per fortuna noi riusciamo a fare questo lavoro con la Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale e poi facciamo onore a queste iniziative perché grazie a queste iniziative noi mostriamo questi film, perché il nostro lavoro a volte è frustrante, restauriamo un film, va magari in un grande festival, lo vedono soltanto pochi addetti ai lavori e finisce lì. Come raccontare le vie del cinema a qualcuno che non c'è mai stato? Cito Montaldo che citava Monicelli, vedere un film che conosci a memoria ma vederlo su uno schermo gigantesco. Le vie del cinema è un festival importante perché ti restituisce davvero questa immersione nella magia del cinema. Insomma è un omaggio fortissimo alla persistenza del cinema nel tempo passato e ancora nel presente. Che può essere veramente utile a trasmettere dei messaggi culturali validi. E credo che oggi di questi messaggi culturali ci sia ancora tanto bisogno, quindi penso che i film possano dare davvero un contributo importante in questo senso. Io penso che le vie del cinema possa andare avanti ancora molto a lungo per il semplice motivo che si continueranno a fare dei restauri, che il restauro in un certo senso è una catena che si autoalimenta, perché passano gli anni e quindi la data di origine dei film da restaurare si avvicina sempre. Posso anticipare che nel 2022 apriremo la manifestazione con il restauro di Per Grazia Ricevuta di Nino Manfredi. Quindi veramente lunga vita al cinema e soprattutto alle vie del cinema.